Ciao ragazze! Allora, stiamo per partire, stiamo per tornare in Italia e non lo sa nessuno, no, lo sanno solo i genitori di Riccardo e i miei genitori non lo sanno, non lo sanno le mie amiche, i nostri amici, non lo sa proprio nessuno perché vogliamo fare una sorpresa a tutti. E quindi abbiamo praticamente l'aereo da Chicago alle 4 del pomeriggio, adesso sono le 11, facciamo Chicago-Dublino, Dublino-Milano. Abbiamo appena finito di pesare le valigie. E più o meno ci siamo, avevamo 20-23 kg a valigia. Qua abbiamo chiuso tutto, sigillato tutto e fra un po' si parte. Riccardo, sei pronto? Sì, prontissimo. I mean, it is normal that it is warm in this period in Rockford because I always know that in Rockford it's very cold in the weather. I mean, We had a pretty good summer now. Well, it's supposed to be 60. Allora io ho già sonno. Anch'io. Dobbiamo resistere svegli. Quante ore dobbiamo resistere Una svegli? decina, No, anche di di più. più. Prima poi Milano, dobbiamo prendere tutti i bagagli, andare col bus navetta fino alla stazione e poi prendere il treno per andare a Vicenza. Dopo Allora, questo perché nessuno vuole venire a prenderci. Cioè, pensate. non sai quanto ci vogliono No, lo bene. sanno solo i suoi genitori, ma sono tutti occupati, nessuno può Io venirci non a faccio prendere a niente. Milano. Quindi abbiamo fatto da casa nostra alla stazione del bus con Uber, che va benissimo. Adesso siamo nel bus, dobbiamo fare bus Chicago, è un'ora e mezza, poi Chicago-Dublino, 7 ore e 40. A Dublino dobbiamo aspettare 2 ore, poi dobbiamo fare Dublino-Milano-Linate, 2 ore e mezza, dura il volo. Poi Milano-Linate dobbiamo prendere un taxi e andare in centrale. In centrale andare da Milano a Vicenza. E a Vicenza se Altri qualche anima. 40 minuti. Sì, e a Arriva a Vicenza se casa. qualche anima piace venire a prendere No, poi sarebbe andremo al meglio. bus un'altra volta. Il bus, Siamo non proprio dei importa. pellegrini, questo è il viaggio della speranza. E in tutto questo devo stare attenta che qualcuno non mi becchi su WhatsApp o che mia mamma vede che visualizzo. Bisogna proprio. Ho in mente il mio piano. Speriamo di arrivare sani Speriamo anche che in e salvi. aereo ci diano qualcosa di decente da Allora, mangiare, io ho già perché mal di testa, io c'ho una fame. insomma, stiamo morendo di fame, non abbiamo mangiato. Vabbè, ragazze, speriamo di arrivare e niente. Buona fortuna a noi. Buona fortuna. Ecco qui. Presa da mangiare? Ho preso le pita. Siamo in Mangiare aeroporto. greco. Sì, siamo in aeroporto, abbiamo preso questo cibo che è un cibo tipico greco. Qual è il mio, amore? Quello lì penso Questo è che. il. Questo, io ho preso il chicken. Sembra buono. Le pita. Se poi abbiamo fame ci prendiamo anche le patatine. Esatto. E adesso noi mangiamo. Ciao! Eccoci, siamo in aereo e tra poco parte. Qui c'è il display. Guarderò qualche film. Riccardo mi deve spiegare come funziona. La bella notizia però è che il volo quanto dura? 7 ore solo. Sì, 6 ore e 50, 7 ore. Sei pronto a fare un sonnellino? Allora, per la prima volta mi vedete con gli occhiali, perché se non lo sapete sono miope, sono orba. Comunque, non dormiamo da più di 24 ore. Siamo tornati adesso in Italia e siamo stati prima a casa di Riccardo perché i suoi genitori sapevano che tornavamo. Adesso è sera, sono le 7:30 e abbiamo aspettato di essere sicuri che mia mamma e mio papà sono a casa con la complicità di mio fratello, che lui è l'unico che sa che torniamo. Adesso mio fratello mi ha appena mandato un messaggio dicendomi che mio papà e mia mamma sono tornati dal lavoro e mia mamma crede che io tipo sia in una gita con l'università In nell'Illinois. mezzo ai boschi dove non puoi nel Esatto, cellulare. sono riuscita ad architettare un piano pazzesco e in teoria c'è cascata a pieno. E quindi adesso arriviamo e tipo gli suoniamo il campanello, voglio vedere che fa e tu riprendi tutto. Speriamo di riuscire a riprendere perché è tanto scuro. Infatti perché anche questa ripresa sarà scura, però sono contentissima perché uno ritorno a casa, due faccio questa sorpresa, io non vedo l'ora di vedere le loro facce. Certo. E vabbè,
Madonna. E quindi niente. Come possiamo fare per fare una ripresa a chiave? Ma quando accendi il campanello si accende anche la luce, in teoria, da quel che mi ricordo. E quindi ragazze, vediamo un po' come la prendono. Cosa stiamo facendo, Eli? Siamo davanti a casa mia e ho appena mandato un messaggio a mia mamma con scritto: siamo in un posto fighissimo, il più bel posto che io abbia mai visto, perché le ho detto che praticamente siamo in un parco e quindi ci sta che io dica così. E adesso vediamo se visualizza il messaggio, se mi risponde e poi suoniamo. Tipo la missione. Andiamo. Anzi, non si vede niente, ma andiamo lo stesso. Siamo pronti, la finestra è quella lì, quella che vedete gialla. Quindi loro probabilmente si affacceranno dalla finestra. Vai, su. Nascondi. Abbiamo un effetto. Ma no, resta lì. Vai avanti, vai avanti. Chi è? Pizze. Chi è? Pizze. Pizza. Non abbiamo portato la pizza. Adesso muore. Abbiamo ordinato pizza. Ma chi c'è qua? Lo smette di scambiare la mano. No! Stiamo arrivando! La mamma fa un infarto. Ma che qua? Io che due seminiti. Ciao! Oh, la mamma immobilizzata. Ciao ragazze, sono arrivata a casa finalmente. Adesso sono a casa dei miei genitori e oggi è il primo giorno che sono arrivata a casa. Cioè, ieri abbiamo fatto una sorpresa che sono rimasti tipo così. Mia mamma mi chiama per farmi vedere il suo nuovo Kenwood che si è comprata. Adesso vi faccio vedere che cos'è, che è tutta elettrizzata. Arrivo. Mia mamma è già qui che fa torta e visto che sono arrivata mi farà una torta al giorno. Questa è la frusta per montare gli albumi a neve, per montare la panna. Adesso io ho montato le uova con lo zucchero. Ora cambio frusta perché ci aggiungo la farina e prendo la famosa frusta a cappa. Questa è una figata perché praticamente fai le torte, ecco. Te le fa, cioè nel senso, butti dentro gli ingredienti e ti fa lui le torte. Quindi adesso praticamente mia mamma mi vizierà per 3 settimane e niente, mi farò un sacco di torte. E stavo dicendo che ieri abbiamo proprio fatto una sorpresona perché non se l'aspettava nessuno. E beh, devo dire che c'era la mia camera che era diventata tipo la lavanderia, cioè dove lavanderia barra stireria, però adesso è tornata normale, quindi per 3 settimane mi rimpossesso della mia camera. E sono ancora un po' mezza sbalinata, diciamo, cioè non capisco se è giorno, se è notte. Tipo stanotte ho dormito di seguito 14 ore, però ho voluto mettere la sveglia per prendere il ritmo italiano. E ho già fatto un giretto di shopping questo pomeriggio e quindi dai, sono contenta. Pian piano sto facendo sapere a tutte le mie amiche che sono arrivata perché facciamo la sorpresa a ognuno. Non vedo l'ora che arrivi giovedì e venerdì, che andiamo a Milano e facciamo una sorpresa ad altri due nostri amici. Quindi riprenderò anche qua la sorpresa così poi ve la faccio vedere. Ciao! Ciao! Siamo a Milano e praticamente siamo venuti perché vogliamo fare una sorpresa questa sera a un nostro amico che ovviamente pensa che siamo ancora in America. E domani c'è un nostro amico che si laurea e quindi vogliamo fare una sorpresa anche a lui. Quindi praticamente questa è la settimana delle sorprese e dobbiamo dormire qui una notte. Quindi abbiamo preso un hotel, insomma, in zona Piola perché la laurea sarà al Politecnico. Adesso ve lo faccio vedere perché è un sacco carino. Ok, qua questa è l'entrata. Qui c'è tutta la zona cucina, è tutto nuovissimo, che noi però non useremo. Qui c'è il tavolo bianco con tutte le sedie. Questo qua è perfetto perché è bianco, come piace tutto a me. Tutto bello. Qui c'è l'armadio, qui c'è... C'è solo un problema dei letti. Ci sono due letti separati, abbiamo sbagliato a prenotare, evidentemente, non lo so. E questo è il bagno. È tutto nuovissimo. Sa proprio, mica è vero che sa proprio di vernice fresca. Sì, ma è nuovissimo, anche perché io ho vissuto qui attaccato per 5 anni. Anni più, sì. E praticamente qui invece quindi... è nuovo. E qui invece ci sono le scale, tipo un soppalco. E c'è l'altro letto con il comodino, l'abat-jour.
Ciao. E quindi adesso ci sistemiamo un attimo, poi usciamo e andiamo. Dov'è che abita Andrew? A Cologno. Sì, proprio. Andiamo a Cologno e abbiamo pensato tipo che le suoniamo alla porta di casa e vediamo la reazione. E poi tra l'altro abbiamo scoperto che il ragazzo che si deve laureare domani questa sera dorme qui a Milano. E quindi avevamo una mezza idea di fargli una sorpresa anche a lui già stasera e andare tipo nel suo hotel, perché ci siamo fatti dire il nome dell'hotel così, senza fare capire niente. E quindi stavamo pensando di fare la doppia sorpresa già direttamente questa sera, ovviamente se riesco riprendo tutto così poi vi faccio vedere. Esatto, riprendo e poi vediamo la scena. Ciao. Eccoci. Ragazze, siamo a Carugate e è la prima volta che veniamo qua, stiamo andando nella via dove abita il nostro amico. Adesso suoniamo il campanello, ci mettiamo qualcosa, spegni il navigatore. Aspetta che devo togliere almeno l'audio. Come si suoniamo il campanello, ci inventiamo qualcosa e vediamo che faccia fa. Si chiama Andrew, il nostro amico. Ciao Andrea, in realtà. Andrea. Vado. Vai. Corriere. Siamo pronti, ragazzi. Dove? Dai, non è che ho preso. Boh! Madonna, salta. Ciao. Madonna, sei di cuore. Allora. Bella, allora fai così, dai, io ti direi, cioè, per le 8, per sé è troppo tardi se vengo tipo lì per le 8. Ti mando un messaggio con la via. Sì, perfetto, azzarderei a dire perfetto, mandami un messaggio e via, ci becchiamo dopo. Va bene, perfetto. Sei carico o no? Ciao, ciao. Sono carico, sì, insomma, dopo ti racconto. Dai, che non vedo l'ora di vederti. Ciao, ciao. Ciao, bello, ciao. Ciao, 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 ciao. E poi gli facciamo vedere il video, Luca. Raga, se non c'è nessuno, siamo pronti per seconda sorpresa, Luca. Seconda della giornata, adesso ci aiutano anche i nostri amici. Questo quello dopo? No, è questo the best. Ok, possiamo entrare. Come ti avevo detto che dicevo esattamente? Ciao, cane. Ciao. Tutti qua sì. Leva quella roba lì. No, mi prendi. Bello. Hola. Se sei ritornato. Vai via. Roba guarda che va a finire su YouTube, come anche quella di Anna, come i suoi. No. È una sorpresa, cavolo. E allora cosa dici? Non so cosa ci fate qua? Cosa ci abbiamo detto? Cosa ci fate qua, cacchio? Buongiorno. Allora, oggi siamo a Milano, è il secondo giorno. E questa mattina andiamo a delle lauree dei nostri amici e poi sono contentissima perché questo pomeriggio, dopo pranzo, vado a trovare la Claudia Rinascente, la mia amica. Anche lei ha un canale YouTube. E sono contentissima perché non la vedo da luglio, non la vedo la Claudia, vero Riccardo? Da luglio, quindi sono tutte elettrizzate che ci vediamo. Comunque vi faccio vedere l'outfit del giorno, che è, ho messo questo blazer qui di H&M, che l'ho preso tipo 2 anni fa, penso, non è nuovo, però li fanno ogni stagione. E dentro tipo c'ha il tessuto a pois. Poi solita collanina di Forever 21, t-shirt bianca, pantaloni aderenti, questi sono di H&M. E poi niente, ragazze, ho messo per la prima volta delle scarpe con il tacco dopo 4 mesi, rendiamoci conto, speriamo di sopravvivere alla giornata. E niente, vi porterò come anche oggi. Ciao!
prossimo anno fa una sorpresa alla Claudia. Ma stai prendendo? Sì. Siamo Rinascente, sto andando a trovare la Claudia, la mia amica youtuber, che lavora qui. E quindi la andiamo a trovare. Ecco, stiamo per raggiungere. Eccola la lì! Ce l'avevo già visto. Claudia. Siamo allo stand di... dove lavora la mia amica. Adesso Claudia ci spiega un po'. Sono bellissimi questi smalti. Sono un sacco di colori. Ciao ragazze, eccomi, sono tornata a casa, adesso sono in camera e fra poco vado a letto perché sono davvero distrutta. Sono stati 2 giorni fantastici perché non vedevamo l'ora di andare a Milano e ritrovare un sacco di amici che non vedevamo da un sacco di tempo. E in particolar modo non vedevo l'ora di vedere la Claudia, che appunto non vedevo l'ora di riabbracciare. Stavo ragionando prima con Riccardo che la cosa fantastica di YouTube è proprio che ti permette di conoscere tantissime persone che sennò non avresti veramente l'opportunità di conoscere e di scoprire. E che poi è vero, magari con YouTube tante volte instauri solo delle conoscenze, magari dei rapporti diversi, però alcune volte queste conoscenze si trasformano in delle vere e proprie amicizie con la maiuscola, e di questo sono veramente grata a YouTube e grata a questa esperienza che sto facendo e che anche voi mi date l'opportunità di fare. E nulla, insomma, io spero tanto che questo video, che questo vlog un po' diverso dal solito vi sia piaciuto, che vi siano piaciute le sorprese, sperando appunto che si veda qualcosa dai filmati. E niente, insomma, se vi è piaciuto ovviamente aspetto i vostri pollici in su, i vostri commenti, se non siete ancora iscritti al canale mi fa piacere se vi iscrivete così non vi perdete tutti i prossimi video. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo prestissimo con un nuovo vlog. Ciao!